l'ha ammesso Lady Gaga. Dopo aver avuto un incidente ad un'anca, per calmare i dolori dopo l'operazione, è arrivata a fumare 15 spinelli al giorno. Non poteva più vivere senza fumare dalla mattina alla sera. Ovviamente è diventata dipendente e il fumare si è protratto anche durante la convalescenza, dal momento che Lady Gaga si sentiva rilassata e spensierata, ma solo apparentemente. Dopo aver abusato abbondantemente, ha deciso di invertire la propria rotta ed ha smesso. Questo stop è avvenuto ad agosto, quando Miss Germanotta ha preso parte ad una videoinstallazione di Marina Abramovic, in cui appariva nuda in un bosco. L'artista l'ha sottoposta, per partecipare meglio al video, ad una terapia intensiva. Per 3 giorni Gaga non avrebbe dovuto consumare nulla, né TV, né computer, né marijuana, né cibo. Una sorta di ritiro ascetico a casa dell'Abramovic che l'ha costretta a cibarsi solo di arte. Lady Gaga è stata poi bendata e lasciata nel bosco per 3 ore. Davvero un'esperienza toccante che le è molto servita. Dopo aver rischiato di annullare diversi concerti e di perdere la voglia di fare, ha rivisto la luce, ritrovando il proprio estro artistico ed il proprio entusiasmo creativo.